Sempre al terzo posto per la narrativa avevamo un'altra selezionata, un'altra vincitrice, quindi Nicolina Ross con il racconto La Santa Cruz, però non è presente e quindi leggiamo solo il commento che abbiamo dato al testo. Leggiamo la narrazione. Il 27 agosto 1950 una nave porta un uomo lontano dalla sua terra attraverso l'Atlantico, andrà in un altro mondo, in Uruguay, e lì ci rimarrà per 57 anni. La solitudine di un uomo che attraversa l'Atlantico, portando con sé sentimenti antichi come l'amicizia e gli affetti più cari, sapendo di ritrovarli solo in fondo al cuore, un racconto pieno di nostalgia, mentre occhi e anima sono tuttavia attenti e in un ascolto. E in ascolto al cielo, che è dovunque, sempre lo stesso, la medesima luce e le stesse ombre misteriose. Mentre i pensieri oscuri agitano la mente, una bestia oscura e antica manifesta la sua presenza, la fame. La gatta, con un piccolo espediente, tutto serve per far tacere il malessere. Poi un incontro stupendo, un branco di delfini, una musica che placa l'anima, un buon auspicio per quel nuovo misterioso che un giovane dovrà affrontare con le proprie forze. E che tanti italiani con coraggio in un passato neppure tanto lontano sfilarono raccontando oggi sulla carta la loro memoria.